La sfida è quella di trasformare criticità del territorio in una progettualità esecutiva messa a disposizione del Paese per efficientare il nostro sistema infrastrutturale, sia esso irriguo, sia esso di messa in sicurezza ambientale dei cittadini. Lo abbiamo raccolto nel progetto che presenteremo oggi, oltre 4 miliardi e mezzo di opere, le mettiamo a disposizione del Paese, sono pienamente nel recovery fund e anche in quella progettualità tesa alla decarbonizzazione che il Presidente della Commissione europea ieri con grandissima puntualità ha osato, dico io, mettere in un atteggiamento sfidante rispetto all'Europa e quindi un grande coraggio a cui rispondiamo col coraggio delle nostre imprese e dei nostri amministratori. Può essere finalmente la svolta per questo Paese, per il nostro Paese, questo recovery fund? Noi siamo convinti di sì, noi vogliamo che sia così, ci mettiamo dalla parte dei cittadini, dobbiamo approfittarne per cambiare il Paese. Approfittammo tanti anni fa, uscendo dalla vicenda bellica del piano Marshall, questo è un autentico piano Marshall, ma collocato nel terzo millennio. È qui la sfida dell'Italia, è qui la sfida della classe politica di questo Paese e della sua classe dirigente.